Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Storie dal Vecchio Mondo, la rubrica di approfondimento di background del mondo di Warhammer e per la prima volta dell'universo di Warhammer 40.000. Seguendo la scaletta delle nuove uscite, ci concentreremo su una razza che a breve riceverà nei negozi ufficiali GW e in tutta la rete di distribuzione Games Workshop il loro nuovo codex, ossia l'Impero Tau. L'Impero Tau è, diciamo, nell'universo di Warhammer 40.000, una delle realtà, delle costruzioni di background più in contraddizione con quelli che sono i principi dell'universo tetro e oscuro di Warhammer 40.000. L'Impero Tau, infatti, è caratterizzato da un forte senso di ottimismo e di speranza per il futuro, ossia di vivere l'espansione, i contatti con le nuove razze, tutto quello che sono gli abitanti dell'universo di Warhammer 40.000, in maniera positiva, non come nemici da sconfiggere, ma come alleati da inglobare nel loro nuovo impero. Ma procediamo con ordine. Chi sono i Tau? I Tau sono l'esercito, l'armata, la razza più giovane dell'universo di Warhammer 40.000. A livello di miniature vengono prodotte per la prima volta nel 2001, quindi entrano in commercio relativamente in tempi recenti. L'Imperium, gli Space Marine, per farci capire, si estendono da circa gli anni 80, quindi hanno un background molto più caratterizzato rispetto a quello dell'Impero Tau. Nell'universo di background di Warhammer 40.000 invece il loro primo incontro è all'incirca all'inizio del millennio 35, quindi siamo 35.000 anni nel futuro, l'eresia di Horus si è conclusa da 5 millenni, l'Imperium si sta riorganizzando e manda delle flotte di esploratori ad esplorare quelli che sono formalmente i domini dell'imperatore. Nella frangia orientale, ossia la parte più a oriente dell'impero, viene identificato da una flotta di Adeptus Mechanicum dato un mondo. Fanno gli screening, scendono giù con le sonde, trovano un mondo praticamente disabitato, con condizioni di sviluppo della vita accettabili, quindi per una futura colonizzazione, se non che trovano delle creature, dei microorganismi, sia aerei che terrestri che acquatici, che si stanno sviluppando, un pochino come se ne vedessimo la Terra ai tempi dei dinosauri, più o meno. L'Imperium cosa fa? Ok, segna sul pianeta che deve essere preparato per la futura colonizzazione. E come si fa? Nuclearizzando tutto quanto quello che c'era prima. L'Imperium segna questa cosa, la flotta di Explorator passa oltre, dalla Terra, dai possedimenti imperiali, parte una flotta di da guerra che ha il compito di distruggere tutte le forme di vita sul pianeta. Per un capriccio del destino, qualcuno sostiene per un intervento esterno degli Eldar, poi ci torneremo dopo, questa flotta si perde nel warp. Sparisce, non arriverà mai a destinazione. Passano i secoli, passano i millenni, e la seconda flotta che si era preparando per la colonizzazione del pianeta arriva e trova che il pianeta ha avuto un processo di sviluppo tecnologico e evolutivo mostruoso. Trovano i Tau, quelli che sono i Tau che noi vediamo come modellini nelle armature da combattimento e con tutta una serie di strumenti di altissima tecnologia che sono impensabili visto che hanno avuto uno sviluppo di un paio di millenni, fondamentalmente di circa 5 millenni, vengono ritrovati alla fine del millennio 40. Trovano appunto questa nuova casta, si preparano a combattere e i Tau invece, in maniera molto, diciamo, ingenua, chiedono se possono fare la pace. E anzi, chiedono ai nuovi arrivati, i Guela, come loro chiamano gli umani, se vogliono entrare a far parte della loro confederazione di razze. Perché una cosa che è unica nell'universo di Warhammer 40.000 è che i Tau sono divisi in razze. Non è un solo... La razza Tau è la razza dominante, ma in realtà l'Impero Tau ha pianeti, sistemi, che sono abitati dai Krut e dai Vespid, che compongono in larga parte le forze armate, le forze militari dell'Impero Tau. Altra grande caratteristica dei Tau è la loro suddivisione in caste. Rispetto all'Imperium, loro hanno una generalizzazione in caste anche funzionale agli scopi per i quali i guerrieri, piuttosto che gli artigiani, piuttosto che i diplomatici sono selezionati. Ricalca il concetto di acqua, aria, terra e fuoco, più un quinto elemento, che è la casa degli Eterei, che vedremo dopo, perché questo merita un approfondimento un pochino a parte. La casa del fuoco prevedibilmente è composta dai guerrieri, quindi sono i Tau più robusti, più portati per la guerra. Robusti è un termine, diciamo, forse eccessivo, visto che un umano, anche appena addestrato della Guardia Imperiale, è pienamente in grado di abbattere un guerriero del fuoco veterano in corpo a corpo. Questo per un semplice motivo: i Tau non percepiscono la profondità. Ossia, se io gli vado addosso, il Tau non mi vede arrivare.
quindi in realtà non è in grado di reagire ad un combattimento ravvicinato anche con un essere umano appena addestrato, cioè non parliamo di Space Marine, che sarebbe un problema diciamo più o meno per chiunque, ma anche di un umano come potremmo essere noi, che state, io o voi che state vedendo questo video. Per questo i Tau hanno sviluppato, hanno puntato molto sulla tecnologia sulla lunga distanza, infatti la parte legata al combattimento ravvicinato è demandata alle altre razze dell'impero Tau, principalmente i Krut e i Speed. Abbiamo la Casa dell'Acqua. La Casa dell'Acqua sono la parte diplomatica dell'impero Tau, sono quelli più legati al che sviluppano sin da giovani delle capacità di potersi relazionare con le altre persone, di solito sono mandati, scortati da piccoli gruppi di Guerrieri del Fuoco, a parlamentare con le razze che si avvicinano a quelle che sono le sfere di espansione dell'impero Tau. La Casa della Terra, come il nome suggerisce, è composta dai contadini, dagli artigiani, da tutta la manovalanza che consente alle sette di espansione dell'impero Tau di potersi espandere, di sostenersi, di coltivare i loro mondi agricoli, forniscono la forza lavoro per le fabbriche dei Tau, per tutte quante le strutture che esistono per creare le armature, mentre la Casta dell'Aria, che anch'essa è molto particolare, viene selezionata appositamente per pilotare i veicoli Tau. Questo significa che questa casta passa molto tempo, i piloti dell'impero Tau, nello spazio. La differenza è che appunto che le loro ossa e il loro sistema di ossa hanno sviluppato delle ossa cave. Quindi in realtà sono molto molto fragili, chi ha avuto occasione di vedere i modelli Forge World li vedrà molto più filiformi e molto più esili rispetto a quelli che sono i Guerrieri del Fuoco. Questo perché appunto hanno passato molto tempo nello spazio. Altra caratteristica dei Tau, appunto, proprio legata allo spazio, sono l'unica delle razze, a parte gli Eldar che lo conoscono ma non lo usano, che non utilizza il Warp. Il Warp, per chi seguisse il canale da poco, è il sistema di comunicazione parallelo alla realtà in cui noi viviamo che consente alle grandi forze militari dell'Imperium di fare quelli che sono i salti spaziali e apparire nei vari punti dell'Imperium. Piccolo problema, nel Warp ci sono i demoni, non da ultimo i demoni degli Dei del Caos, che sono gli arci nemici degli esseri umani. Per fare questa cosa l'Imperium ha creato tutta una serie di campi Gellar che non sempre funzionano, nel senso che se ti si rompono i campi Gellar mentre sei nel Warp, hai la nave invasa dai demoni e devi solo pregare perché l'imperatore ti protegga. I Tau non hanno conoscenza del Warp, sono una razza psionicamente nulla, nel senso che è immune ai poteri del Warp e per questo non ha mai sviluppato il gene dei Navigator che gli consente appunto di poter fare i salti Warp. Questo da un lato, come dicevo all'inizio, ha portato i Tau a un'enorme spinta tecnologica, tanto che oggi, nel 41esimo millennio, hanno sviluppato quella che è una tecnologia di viaggio subluce. Cioè l'impero Tau si estende per circa 300 anni luce, per darvi una dimensione numerica di quanto è grande, praticamente una caccola nell'universo di Warhammer 40.000 comparato al più grande Imperium, che conta 1 milione di mondi. I Tau riescono a spostare le loro flotte, i loro eserciti, a quello che è una velocità quasi pari a quella della luce. Una tecnologia che, come si fa non si sa, però i Tau riescono a utilizzare, proprio frutto della loro grande inventiva. In questo possono essere più o meno paragonati ai tiranidi, nel senso che quando poi le due razze sono venute in contatto, dopo i primi fallimentari tentativi di parlare con la mente dell'Albeare, che ovviamente era sorda ai richiami della Casa dell'Acqua, i Tau hanno iniziato una corsa di armamenti imitata dai Tau, che nella terza sfera di espansione ha portato tutta una serie di innovazioni tecnologiche di cui oggi ne vediamo i modelli, ad esempio la Storm Surge piuttosto che la Riptide, studiata appunto per avere a che fare con gli organismi tiranidi più grandi. Questo per far vedere l'impero Tau che quanta inventiva anche in campo bellico è riuscito a sviluppare. L'ultima casta, la casta più importante dell'impero Tau, sono gli Eterei. Gli Eterei sono una casta che è a parte rispetto alle quattro caste che vi raccontavo prima e sono i leader dell'impero Tau. Sul pianeta principale dell'impero Tau, che in grande fantasia si chiama Tau, perché è il mondo centrale, il primo mondo, quello doveva essere nuclearizzato e non lo è stato, il Consiglio delle Eterei dirige i guerrieri Tau, tutta la società Tau, nel nome di un loro unico ideale, il bene superiore. Il bene superiore potrebbe essere un concetto molto molto affine a quello induista di sacrificare il singolo a favore della massa. Quindi il singolo non è importante quando la razza, il futuro della razza è il bene superiore, è da privilegiarsi rispetto ai desideri dei singoli.
E una cosa importante è che gli Eterei, a differenza di tutte le altre forme di organizzazioni imperiali, non conoscono tradimenti. Cioè, nel senso, tutti i guerrieri Tau sono... riescono a obbedire in maniera quasi cieca a tutti gli ordini che promanano dagli Eterei. Una fedeltà che di solito non ha una base ideologica, ma quanto una base quasi psicologica, come se i guerrieri del fuoco, i guerrieri della casa della terra, nascessero con lo scopo preciso di obbedire alla volontà degli Eterei. Questo c'è un piccolo segreto che diciamo è rimasto un po' in sordina nelle varie incarnazioni dei Codex. Nel primo Codex Tau, uscito nel lontano 2001, c'era un piccolo trafiletto che parlava che dalla dissertazione, dall'autopsia fatta di ad un Eterio Tau, sono difficilissime da catturare, l'Imperium ne avrà catturati tipo due o tre, perché i guerrieri del fuoco combattono fino alla morte per consentire agli Eterei di scappare, si è scoperto che nella fronte dell'Eterio c'è una scheggia di spettrosso. Lo spettrosso, che potremo trattare quando parleremo della razza Eldar, è la struttura che viene utilizzata dagli Eldar per creare le loro costruzioni. Cosa ci fa un frammento di spettrosso nella fronte di un Eterio? Qualcuno sospetta che in realtà i Tau, sin dal loro inizio primordiale, siano stati aiutati da una razza più vecchia, gli Eldar appunto, che ha capito che avere dalla loro parte, o comunque dalla parte, se vogliamo, dei buoni, un alleato talmente avanzato tecnologicamente e psionicamente nullo, da poter essere opposto a quello che è la grande nemesi di tutto il mondo libero dell'Imperium, tutti gli esseri senzienti, che sono appunto i quattro dei del Caos. Quindi ad oggi Tau, per concludere questa breve infarinatura sui mondi Tau, parleremo successivamente dei Krut, delle sfere di espansione, se siete interessati fatecelo sapere, nel senso che tratteremo anche successivamente questi aspetti. I Tau rappresentano, diciamo, una dicotomia nel tetro e oscuro universo del mondo di Warhammer. Abbiamo una razza che invece è uno spiraglio di luce e che nelle nuove incarnazioni del gioco viene lasciato detto che lancerà una quarta sfera di espansione che la porterà inevitabilmente in contatto con il più grande, se vogliamo, bigotto Imperium. Io vi ringrazio per averci seguito in questa puntata. Se avete altre domande, perplessità o se volete un argomento di discussione del quale volete che noi parliamo, che vi raccontiamo in grandi linee, scrivetelo qui sotto nei commenti a questo video oppure sulla nostra pagina Facebook. Mettete like alla nostra pagina Facebook e commentate con le nostre richieste, perché il background del mondo di Warhammer, dell'universo di Warhammer 40.000, è pressoché immenso e abbiamo una grande voglia di raccontarvelo tutto. Grazie a tutti e alla prossima puntata.